Buonasera dalla redazione di TG Treviso. In questa edizione domenicale del nostro telegiornale ripercorriamo i principali fatti di cronaca e i temi che hanno caratterizzato questa settimana. Si va a aggiungere già a quelle situazioni, a quei problemi che ci sono, però insomma cercheremo di risolvere anche questo. Si tratti di ladri o di semplici vandali, se ne sono andati via senza rubare niente, ma provocando una sfilza di danni. Porta del bar dell'oratorio della chiesa votiva scassinata, al piano superiore raid nella sede dell'istituto scolastico Galilei. Hanno distrutto praticamente tutte le porte che erano chiuse, compresa la porta Rei, che quindi non è stata facile, però per fortuna solo danni, insomma. Per fortuna non sono riusciti a entrare nella zona segreteria dove ci sono documentazioni e altre cose molto importanti. Il fatto è stato denunciato alle forze dell'ordine, resta il dubbio se si tratti di un semplice vandalismo o di un vero e proprio tentativo di furto. Secondo me è una ragazzata, tra virgolette, perché dai comportamenti, da come hanno agito, molto probabilmente cioè non hanno toccato quegli oggetti che potevano dare eventuale ricavo, cioè, quindi non lo so, una ragazzata, quattro vandali che si sono sfogati con quello che hanno trovato. La questione sicurezza in città rimane di estrema attualità. Anche a Sant'Antonino i cittadini sono pronti a mobilitarsi. Le strutture come le persone sono alla mercé di atti vandalici o di delinquenti che possono creare dei danni. Come in questo caso, io lanciavo appunto questa idea insieme ad altri di fare questi vigilantes di quartiere. L'idea sta prendendo piede. Nella fattispecie sono stato contattato da alcuni residenti qui dei vicini condomini alla chiesa votiva. Probabilmente faremo un'altra assemblea sabato prossimo dove spiegheremo l'iniziativa. Noi abbiamo anche un indirizzo mail. Chiunque fosse interessato per aderire o per avere dei chiarimenti può scrivere a quartierivivieattivi@libero.it. Influenza. In Veneto è stato un anno nero. La regione corre ai ripari con una campagna online presentata a Conegliano per ribadire l'importanza delle vaccinazioni e quindi della prevenzione. Siamo arrivati a 38 decessi. Abbiamo raggiunto un record storico negativo, naturalmente, perché negli ultimi 10 anni non si era mai verificata una mortalità così alta e siamo arrivati appunto a 38 decessi con una media riguardo all'età di 64 anni, quindi soggetti anche insomma relativamente giovani. Il caso delle morti sospette lo scorso novembre ha fatto calare drasticamente le vaccinazioni e questo ha fortemente pesato sulle conseguenze dell'epidemia influenzale di questo inverno. Io credo che, come ho detto, che si sia persa quella che è la percezione del rischio delle malattie. Pertanto preoccupa più quella che può essere la reazione a un vaccino piuttosto che la malattia vera e propria. E il fatto che non le vediamo le malattie, perché per fortuna le vaccinazioni le hanno sconfitte, quelle prevenibili con le vaccinazioni, ha fatto calare questo tipo di attenzione. Però è una cosa molto pericolosa perché calando l'attenzione le malattie fanno il loro lavoro. Per questo è necessario, secondo gli specialisti, intervenire con urgenza. Temiamo che quello che è successo con questo calo di adesione alla vaccinazione antinfluenzale possa verificarsi anche per le vaccinazioni dedicate e offerte per l'infanzia. E quindi speriamo che la campagna dia la possibilità a tutti i cittadini di capire che la vaccinazione è un diritto a cui noi dobbiamo aderire per non incorrere nelle malattie ed anche un dovere, perché vaccinandoci creiamo immunità. Ha preso di nascosto le chiavi della macchina del padrino del fratello, un'Alfa 156 destinata a essere venduta, e anche senza avere la patente si è messo alla guida, al suo fianco un amico sedicenne. Una ragazzata, quella di due giovanissimi di Vazzola, finita in dramma. Alle 2:10 lo schianto in via Conti Agosti a Mareno. Le immagini danno l'idea della violenza dell'impatto. All'altezza di una curva il 18enne al volante ha perso il controllo del mezzo finendo contro il bar Dalla Vedova. Il passeggero ha riportato un gravissimo trauma facciale ed è ricoverato in prognosi riservata al Cafoncello. L'amico, che ora dovrà rispondere dell'incidente, è ricoverato a Conegliano con la frattura di entrambe le gambe. Sul caso indaga la polizia stradale di Castelfranco. Un altro ferito grave nella tarda mattinata a Giavera, all'incrocio tra la Schiavonesca e via Fanti d'Italia. A scontrarsi la Y condotta da una ragazza che proveniva da Nervesa e svoltava verso Arcade e una moto che sopraggiungeva dalla direzione opposta. In sella erano in due, sbalzati sull'asfalto.
Mezzogiorno meno 5 perché stava telefonando mia figlia che andassi a prendere la bambina a scuola. E cosa ha visto? E nel momento ho sentito un colpo forte perché ero qui. E niente, sono venuta fuori, li ho trovati per terra, la ragazza urlava. Quella della macchina mi faceva pena perché diceva io non ho fatto apposta, non li ho visti. Purtroppo mi fa pena tutti, ecco. Ad avere la peggio un 22enne di Crocetta trasportato in elisoccorso a Treviso in gravi condizioni, la giovane che era con lui, che ha riportato traumi di media gravità, è stata invece accompagnata in pronto soccorso a Montebelluna, sul posto i carabinieri per i rilievi e la viabilità. La polizia entra in classe e nelle parrocchie e lo fa per portare informazione e con essa maggiore sicurezza, dove molto spesso entrambe sono carenti. Una vicinanza ai giovanissimi per aiutarli a costruire una cultura della legalità, con un linguaggio semplice e immediato. L'altra iniziativa invece porta le divise nelle parrocchie del capoluogo, dove gli anziani vengono tenute vere e proprie lezioni per difendersi da truffe, raggiri e furti. Un duplice canale: da un lato ci portiamo presso le scuole per fare con i ragazzi una sorta di educazione alla legalità, ci presentiamo e facciamo una sorta di dialogo costruttivo con loro in un linguaggio facilmente comprensibile anche da parte dei più giovani. E dall'altro, ed è una cosa veramente un'iniziativa pregevole che ci sta vedendo coinvolti in maniera attiva, anche un'attività di coinvolgimento delle parrocchie e delle persone prevalentemente anziane che ivi si recano, per dare qualche consiglio per tentare di scongiurare il fenomeno delle cosiddette truffe. Consigli utili per evitare di dover chiamare il 113 quando ormai è troppo tardi. Noi sappiamo infatti che questa tipologia di reati può essere contrastata molto efficacemente non solo con l'intervento delle forze di polizia, ma anche tramite un sistema di autodifesa messo in atto dal cittadino che, con l'utilizzo di qualche strumento di difesa passiva, qualche accorgimento particolare, riesce comunque a diminuire l'incidenza di questo fenomeno. Prossimo appuntamento in Duomo a Treviso, domani pomeriggio alle 15.30. Riappropriarsi del marchio Carrel e rilanciare la competitività dell'azienda di camicie per renderla appetibile a un acquirente sono gli obiettivi che i rappresentanti di Femca CISL e Filctem CGL hanno prospettato in assemblea lavoratori e lavoratrici dell'ex Carrel di Crocetta del Montello. Dallo scorso marzo lo stabilimento trevigiano della camiceria italiana è fermo. Il gruppo di Sansepolcro ha delegato l'attività produttiva a una rete di laboratori in Toscana. Per l'ex Carrel è in corso al Tribunale di Arezzo la procedura di concordato liquidatorio. Questa è un'azienda che non andava male, ma è stata letteralmente uccisa. Si è preso il cuore, cioè il marchio, e lo si è portato a Sansepolcro. Il piano concordatario non ci convince. Noi riteniamo che la strada del fallimento sarà inevitabile, perché pensare di vendere questo stabile a 3.400.000 euro e risolvere i problemi di questa azienda è impensabile. Speriamo che con il fallimento il Tribunale possa anche decretare la revocatoria del marchio e che qualche investitore possa rigenerare questa azienda riportandola in auge. Di positivo io non vedo niente. Spero che ci sia qualcuno che sia interessato a prendere l'immobile e anche a mettere dentro una produzione, un qualcosa per rioccupare queste ragazze. Avete timore? Quello sì, molto, molto, purtroppo sì. Non abbiamo risposte tanto positive, purtroppo sì. Noi siamo tutti a casa in attesa, appunto, siamo in cassa integrazione straordinaria, zero ore. È una situazione abbastanza critica, insomma, perché ci sono tante famiglie in difficoltà con bambini, per cui siamo un po' delusi. Confido e spero che si trovi una soluzione. Ci sono delle trattative in corso che prevedono la cessione dell'azienda. Io per natura sono anche ottimista. L'azienda è un gioiello nel proprio settore. Ovvio, il marchio non c'è, però, ecco, ripeto, l'azienda avrebbe delle grosse potenzialità. Siamo riusciti a iniziare questo servizio di vigilanza privata autofinanziata dai cittadini. Partiremo sabato alle ore 16 con i primi servizi che riguarderanno appunto alcune vie del quartiere di Santa Bona. Prevederà 3 passaggi notturni e 2 in orario diurno, uno al pomeriggio e uno alla sera. Ma il vice sindaco e assessore alla sicurezza Grigoletto dice che non va bene la giustizia, diciamo così, fai da te. Infatti questo non è una giustizia fai da te, è una giustizia, anzi un controllo demandato degli istituti di vigilanza preposti, formati da personale preparato, addestrato, assicurato, che fa il suo lavoro. È un servizio sussidiario a quello delle forze dell'ordine, non è sostitutivo,
diciamo che è una opportunità per aumentare la prevenzione nei quartieri. Ma non è un po', diciamo, una sconfitta del servizio pubblico? Guardi, i problemi del servizio pubblico non ci competono, noi siamo semplici cittadini che si sono rimboccati le maniche e che al posto delle chiacchiere o delle polemiche hanno costruito una realtà concreta e reale. Ma quanto pagherà ogni famiglia? Pagherà 2 euro al mese a famiglia, però l'invito a essere numerosi e aumentare il numero in modo più siamo e meno paghiamo. Com'è stato il primo incontro direttamente con l'azienda? Beh, guardi, a me non è piaciuto tanto perché penso che certe comunicazioni devono essere fatte in altro modo. Non comment, non comment. Com'è andato questo primo incontro direttamente con l'azienda? Benissimo. Sì? Sì, sì, siamo contenti, ci hanno illustrato cosa abbiamo fatto nel 2014, le prospettive, gli investimenti per il 2015, molto positivo, io sono contenta, entusiasta. Pareri decisamente diversi tra i lavoratori dell'Electrolux di Susegana che per la prima volta si sono trovati faccia a faccia con la dirigenza, quasi una rivoluzione copernicana con i sindacati esautorati dal ruolo di mediatori, una situazione che gli stessi rappresentanti delle organizzazioni commentano così. Io trovo positivo che l'azienda decida di fermare le linee per parlare con i lavoratori, nel senso che sono 45 minuti in cui i lavoratori si sono staccati dalla catena di montaggio. Com'è stato, un dibattito o un monologo? No, è stato un monologo, nel senso che è stata una presentazione che l'azienda ha fatto ai lavoratori rispetto ai risultati, che sono le stesse cose che hanno presentato anche noi quando siamo stati al Ministero. Per molti l'inizio di un percorso per mettere definitivamente da parte il sindacato in una sorta di effetto Marchionne. È un esperimento che per l'azienda è riuscito, nel senso che io ho visto molto interesse da parte dei lavoratori su quello che diceva l'ingegner Vanni. Bisogna che il sindacato, soprattutto quello esterno alla fabbrica, che purtroppo si sta allontanando troppo, riesca, proprio partendo da qua, a riconquistare la fiducia dei lavoratori. Giovani, appena ventenni o addirittura ragazzini, in un mese nella Marca si sono tolti la vita 6 studenti, l'ultimo in ordine di tempo, un 23enne di Montebelluna. Il mondo degli adulti si interroga, ma, ammonisce lo specialista, ogni storia costituisce un caso a sé. È dalla missione della sua complessità che si deve iniziare ad affrontare il problema. Purtroppo viviamo in un mondo che nella crisi non valorizza o non dà grandi opportunità alle capacità, e spesso invece frustra le fragilità e le fa emergere. E di fronte alle fragilità ci sono persone che più di altri possono rischiare addirittura un collasso, una rottura individuale. Euregenas si chiama il progetto europeo recepito dalla regione per tracciare i contorni del cosiddetto comportamento suicidario. Vi concorrono fattori genetici, esperienze di vita precoci, stress, un'innata vulnerabilità. Necessario che famiglie, educatori, amici, la stessa rete comunichino tra loro per individuare e prevenire gesti estremi. Sapere costruire delle centrali di ascolto, che si parlino, che trovino un linguaggio in cui si individua precocemente quelle che sono le persone che possono avere delle fragilità. Le fragilità poi possono generare tanti problemi diversi. Dal consiglio dell'esperto alla lettura del problema di un religioso che è stato per tanti anni professore di liceo, Donaldo Danieli. Una fragilità psicologica che è frutto di un ambiente che non offre dei valori ai nostri giovani. E poi, secondo me, anche un edonismo imperante che non abitua i nostri giovani a saper dire dei no, a saper affrontare la vita sapendo che ci sono anche dei sacrifici. E avere la pazienza dell'attesa, saper sognare, perché quando tu accontenti uno è subito, sempre, e questa persona non potrà essere felice. Potrà essere sazia, ma quando uno è sazio non è felice. Ha preso carta e penna e ha scritto all'amministratore delegato di Poste Italiane convocandolo a Venezia per discutere del piano di dismissione dei 43 uffici in Veneto. Dopo la protesta di Valdobbiadene di sabato e quella di Scomigo di ieri, il governatore Zaia ha ufficialmente iniziato un vero e proprio braccio di ferro con l'ente statale che vuole chiudere gli uffici definiti piccoli e dispendiosi. Non tengono conto dei cittadini, sottolinea Zaia, soprattutto di quelli che invece dobbiamo seguire e servire meglio, come i nostri anziani e i tanti pensionati che nelle piccole comunità
hanno nelle Poste l'unico riferimento per la pensione e i risparmi di una vita. Una battaglia che vede con Zai anche il Consiglio Provinciale, che ieri ha votato una mozione a sostegno per mantenere operative le filiali, che salvo controordine dovranno invece chiudere il 13 aprile. Con il governatore anche i sindaci trevigiani, che non esitano, come Floriano Zabbon di Conegliano, a occupare simbolicamente le poste destinate alla chiusura, sedendosi sulle scale accanto ai suoi cittadini. Così a Scomigo, insieme ai pensionati della CGIL, preoccupati per la chiusura di un pezzo di storia comune, visto che questo ufficio è operativo dal 1903. Perché si è seduto davanti alla posta? Perché voglio che la posta rimanga aperta. Senta, che cosa significa per voi qua a Scomigo che la posta chiude? È una scomodità unica, perché a Conegliano è un disastro per mandare a pagare, qua è una comodità. E per raggiungere questo obiettivo il sindaco Zambon ha già scritto a Poste Italiane sottolineando: se arrivassimo alla chiusura di questo ufficio, ribarrebbero 3 uffici postali in città con 11.500 abitanti per ogni ufficio postale. La media nazionale, ricordo, è 6.700 abitanti. Sindaco che ha ricevuto però risposte vaghe e soprattutto provocatorie, che l'hanno fatto davvero arrabbiare. Entro il 20 di marzo chiediamo che sia revocato il provvedimento, ovviamente abbiamo già predisposto il ricorso alle vie legali e quindi faremo causa alle Poste per questa iniziativa. Stiamo valutando in questi giorni di allontanare l'amministrazione comunale da tutti quei servizi, insomma quelle prestazioni che Poste va da oggi all'amministrazione comunale. C'è aria di polemica tra il mondo del volontariato sociale e i sindaci della Marca. Al centro della discussione il servizio di trasporto per anziani e disabili finanziato dalla Regione e che il coordinamento del volontariato ha presentato oggi nella sede trevigiana. 40 le associazioni con 70 mezzi e 420 volontari che potrebbero coprire l'intero territorio trevigiano eliminando sprechi e sovrapposizioni. Condizionale d'obbligo perché dei 95 comuni al momento solo 25 hanno aderito. Ci sono delle amministrazioni comunali che non hanno aderito al progetto pensando di tenersi il trasporto in convenzione che hanno con le associazioni del loro territorio, e questo secondo me è un errore fondamentale. Che gli conviene? No, ai sindaci non conviene, se non come evidentemente motivazione politica, non sicuramente come interesse dei cittadini. Interessi politici nel mondo dei volontari, che solo nella Marca conta oltre 80.000 presenze. Voti e non solo, che non dovrebbero stare sotto scacco da parte dei sindaci, secondo il Presidente, che ha fatto i conti di quanto valga il lavoro dei volontari, ad esempio in Pedemontana. Il volontariato a Possagno, dalle nostre rilevazioni, vale all'incirca 1 milione di euro, che è la valorizzazione del lavoro dei volontari di quel territorio. È un metodo che è in uso da poco tempo, ma che noi vorremmo estendere in tutta la provincia, perché non è che questo faccia diventare i volontari dei lavoratori, ma dà un segno, un significato al lavoro volontario che viene svolto in termini economici, altrimenti nessuno capisce il senso molte volte che danno i volontari come contributo al bene comune di quel territorio. Elezioni regionali, i tira e molla nei partiti non piacciono ai sindacati. La CGIL è riunita con centinaia di delegati di lavoratori e pensionati per parlare di novità normative e Job Act. Riporta all'attenzione dei contendenti, siano di destra, centro o sinistra, al nocciolo del problema e alle loro reali responsabilità. Ogni elezione è un momento importante per tutta la collettività. Io penso che una guida della Regione Veneto, nel vero senso della parola, cioè che fa delle cose e governa i processi, sia assolutamente necessario. Io mi auguro che sia una campagna elettorale che parte dei bisogni reali delle persone. La contesa strettamente politica, l'interrogativo se lo strappo tra Flavio Tosi e la Lega favorirà o meno la corsa a Palazzo Balbi di Alessandra Moretti, candidata del PD, al sindacato interessano poco. È ora di focalizzare l'attenzione sui programmi, ammonisce Vendrame. È una situazione ancora composita. Io penso che la battaglia appunto debba essere fatta sui contenuti e vorrei una campagna elettorale in cui il dibattito si basa su quello. Qualsiasi frazionamento o posizionamento deve essere fatto in merito a programmi e idee. Tutto il resto sinceramente mi interessa meno. A me interessa quello che succede per il lavoro in Veneto e per i cittadini in Veneto in senso generale. Ecco dunque quello che è successo di più rilevante questa settimana. Io vi do appuntamento naturalmente a domani. Intanto una buona serata con la programmazione di Rete Veneta. Arrivederci.